questa è una tragedia moderna che si è consumata qualche anno fa per mano di un ragazzo giovane che ha pagato poi con anni di carcere. Sì, ecco, guardate tutti la macchinetta. Ogni singola scena di questo film si basa su fatti realmente accaduti. Se non direttamente alla famiglia Celeste, a tante altre storie vere, tante testimonianze. E in qualche modo abbiamo cercato di costruire un film che potesse essere attuale e universale. Me la saluti, mamma. No, me la saluto, mamma. Noi sappiamo che cos'è la violenza domestica, no? Quel tipo di tossicità maschile che Franco Celeste rappresenta proprio benissimo, ma non sappiamo forse ancora bene che cosa questo genera nei figli. Hai visto? Ti ho fatto ridere. Gigi ha fatto un percorso di redenzione anche rispetto a quello che è stato l'atto. Il fatto che realizzino un film sulla mia vita è una cosa veramente incredibile. Mi era stata uscita addosso questa etichetta del parricida che io non ho mai e continuo mai ad accettare, perché per me mio padre era solo mio padre anagraficamente, per me era un folle che nella nostra famiglia ha solo creato danni. Da parte mia c'è sempre stata un po' la paura di non portare rispetto a questa storia, alla sua vita e alle sue sofferenze. È un personaggio molto tosto perché fa parte di questo gruppo di ragazzi fascisti. C'è un'evoluzione e anche una redenzione, perché poi si ritrova in carcere. La cosa più difficile per me su questo set era capire come questa donna potesse continuare a credere a quest'uomo, arrivare a dare delle altre possibilità, no? Però penso che tante scelte che fai sono perché vuoi il bene per i tuoi figli, e a volte capire che quell'uomo con cui hai fatto una famiglia è un disastro, evidentemente è un fallimento veramente troppo grande da accettare, e quindi cerchi di recuperare. Credo che sia anche difficile pensare che i tuoi figli crescano senza un padre. Pensi che la famiglia debba essere fatta da due figure genitoriali e che quella sia la famiglia tradizionale e quella in qualche modo si farà carico di tutti i problemi. Invece non è così. Lo sai che mi ricordi quando fai così, vero? Perché tu pensi essere meglio. È una storia molto forte, sono sicuro vi lascerà qualcosa, vi emozionerà, sarà un crescendo. In questo film si cerca di capire che cosa succede a quelli che stanno intorno a una bomba del genere e come queste persone che cercano di essere una famiglia a tutti i costi non ci riescono finché questa persona è dentro. Vi aspettiamo.